Mister Longo, partiamo subito dall'attualità. Nell'elenco di convocati per Cagliari non c'è Zazza. Sì, Simone ha avuto un problema muscolare alla coscia sinistra che verrà valutato nelle prossime ore. Noi speriamo naturalmente non sia nulla di grave e di conseguenza abbiamo preferito non inserirlo nella lista dei convocati. Quindi per la prima volta, dal reinizio di questo campionato, sarà costretto a cambiare formazione. Sì, naturalmente sì, perché Simone aveva giocato le due partite precedenti e di conseguenza questo sarà un cambio obbligato, però sono tranquillo più che altro perché chi lo sostituirà si sta allenando e si è allenato molto bene, sono sicuro si farà trovare pronto. Ci presenta il Cagliari, che partita si aspetta? Ma innanzitutto il Cagliari è una partita, sarà una partita, quella di Cagliari, dove andremo ad affrontare una squadra che ha attraversato un periodo negativo, ma che arrivava da un periodo straordinario, quindi una squadra che aveva stupito tutti nel girone d'andata perché dispone di giocatori di grandissima qualità e ha sicuramente un bagaglio tecnico e organizzativo che gli permette sicuramente di giocare alla pari con tutte le squadre, quindi sappiamo benissimo che andare in Sardegna è una partita sempre complicata, però noi dal nostro pensiero, vogliamo andare lì a cercare naturalmente di giocarci le nostre carte per cercare di vincere la gara. Terza partita in 8 giorni, dopo 3 mesi di stop, come funzionano i test per capire chi ha recuperato bene e chi meno? Ma innanzitutto sulla fase di recupero cerchiamo di utilizzare tutti i mezzi che abbiamo a disposizione per poterlo fare, poi è normale che anche un semplice colloquio individuale per capire le sensazioni del giocatore, oltre a quello che si può vedere naturalmente sul campo, credo che poi valga più di ogni test in questo senso. Quindi, ripeto, oltre ai test che abbiamo e disponiamo per poter valutare questo, credo che anche il rapporto umano, e una sana chiacchierata possa metterti nella condizione di capire dove poter intervenire eventualmente nel caso in cui ci fosse qualche giocatore più affaticato di un altro. Una maggior qualità nella gestione del pallone può passare anche dal recupero di Verdi, che adesso è tornato in gruppo. Ma è normale che un giocatore di qualità possa innalzare il livello di gioco e qualità Simone ne ha da vendere, quindi in questo senso i giocatori di qualità possono sicuramente aiutare questo tipo di sviluppo, ma credo che anche per quanto riguarda coraggio e personalità possono sicuramente fare la differenza in una fase di riconquista dove sono due componenti oltre alla qualità fondamentali per poter giocare bene a calcio. Chiudiamo sempre in ottica recupero giocatori, Ansaldi può giocare dal primo minuto? Ma l'Ansaldi lo stiamo valutando proprio in queste ore, valuteremo tutto per capire effettivamente se gli verrà data l'opportunità dal primo minuto o a gara in corso. Innanzitutto sta sempre meglio ogni giorno che passa, quindi questo ci fa ben sperare, però ci prendiamo ancora 24 ore per decidere perché, ripeto, sono partite talmente ravvicinate dove anche un singolo giorno di recupero può farci cambiare opinione, quindi fino alla fine non decideremo, insomma.